E ciao, buonasera a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao Mar, ciao Filippo. Ciao. Ciao Stefano. Stefano è la new entry per quanto riguarda calciofemminileitaliano.it e niente, ci fa piacere. Parliamo subito. Allora, questa sera tratteremo di calcio femminile e chi vincerà lo scudetto. Poi Omar, strano che non... Ecco, vedi, sta sorridendo. Allora, partiamo subito. Tutte le volte che siamo arrivati. No, vai, finisci. Tutte le volte che siamo arrivati. No, ecco, tutte le volte che siamo arrivati a buon punto, dopo ci siamo staccati, quindi è meglio non dire nulla. Esatto. Allora, partiamo col calcio femminile. Filippo, Stefano, ci sono novità per quanto riguarda il calcio femminile, calciomercato, non calciomercato? Io ho letto qualcosa del Milan, che qualche giocatrice se n'è andata, però non conoscendo non dico nulla. Voi che siete un po' più informati, aggiornateci, così almeno capiamo un attimino come sta andando. Chi fa dei due? Vai tu, Stefano. Lascio la parola a Stefano. grazie. Allora, il Milan praticamente sta optando per una rivoluzione, visto che praticamente il suo scopo è quello che è sfuggito quest'anno per pochissimi, anzi neanche per punti, per pochi gol segnati, ossia raggiungere la Champions League. Ci sono stati una gran serie d'addii, sono arrivati anche dei rinnovi e negli ultimi due giorni il Milan ha annunciato addirittura 6 colpi in entrata. 3 li ha annunciati ieri e 3 li ha annunciati gli altri ieri. In ordine sono Natasha Dowie, Caroline Rusk, Laura Gard, presa ovviamente dalla Fiorentina, e poi sono arrivate anche il portiere Selena Babb, Kristi Gramshov e un altro centrocampista che adesso non mi ricordo. Comunque Giorgia Spinelli, in realtà, no? E Giorgia Spinelli, sì, la difensore centrocampista in arrivo dal Rennes. Quindi diciamo che Maurizio Pianza sta rivoluzionando il suo Milan, perché l'anno prossimo vuole tentare nuovamente l'assalto alla Champions League. Come obiettivo, anche da milanista, voglio dire, mi sembra abbastanza ambizioso, ma puntare per il Milan lo scudetto ancora no, c'è troppo divario? No, io credo che potrebbe essere una contendente, sì, perché ovviamente non è una squadra calibrata come lo sono già Fiorentina e Juventus, che sono praticamente le due corazzate che ormai da un po' di anni si sfidano per il campionato. Però anche il Milan ultimamente ha costruito una grande formazione femminile in grado, secondo me, di scalfire, diciamo, questo duo e farla diventare una triade. Doveva esserci anche la Roma, però come abbiamo visto la Roma ha ottenuto dei risultati leggermente inferiori rispetto alle aspettative. Mentre la Juve come si sta muovendo, visto che vabbè è la vincitrice del campionato, in teoria la squadra più quotata, cioè messa meglio, insomma. Ma diciamo che la Juventus sì. Fai tu, vai Filippo, vai. La Juventino. Esatto. La Juve, come hai detto tu, vincendo il campionato sta riconfermando praticamente tutta la squadra, ha fatto qualche rinnovo di qualche giocatrice che era in scadenza quest'estate, ma l'unica entrata per ora che ha fatto è Matilde Lundorf dal Brighton, che è una terzina danese di ottima prospettiva, 22 anni, quindi un grande, cioè secondo me un grande acquisto per la dirigenza juventina, che ha visto lungo guardando sia al futuro ma anche al presente, perché comunque giocando in un campionato formato già come quello inglese ha l'esperienza adatta per dare un'ottima formazione alla difesa juventina. Infatti Matilde Lundorf arriva a rimpiazzare l'unica partenza che finora ha avuto la Juve, che è quella di Ola Sigura, che è andata a giocare in Norvegia. E invece l'Inter, visto stando diciamo zona Milano, l'Inter come è messo? Sta puntando sul femminile? Si accontenta di stare a mezza classifica? Chi va? Vai Stefano. Intanto faccio anche entrare Salvatore, con cui dopo parleremo di calcio, così di Serie A. Così se vuole esprimere qualcosa sul calcio femminile, almeno fa parte. Ciao Salvatore, buona serata. Ciao, buona serata. Ciao. Salve, vai Stefano.
Allora, l'Inter diciamo che è approdata nel progetto femminile per la prima volta l'anno scorso. Abbiamo visto come il campionato dell'Inter sia stato un campionato molto al di sotto delle aspettative, perché anch'ella, comunque, essendo una squadra con una società blasonata dietro, si aspettava che potesse arrivare, diciamo, nelle prime cinque posizioni della classifica. Invece abbiamo visto addirittura che è arrivata, addirittura mi pare, sotto all'Empoli o sotto al Florenzi San Gimignano. Quindi diciamo che è stata una squadra, secondo me, costruita male l'anno scorso con le migliori intenzioni, però la dirigenza dell'Inter è fortemente interessata a entrare nel mondo del femminile, e il colpo Ilaria Mauro dalla Fiorentina dimostra che c'è una grande voglia di riscattare la stagione precedente, così come anche la conferma di alcuni elementi importanti, come per esempio il portiere Chiara Marchitelli, a quale hanno fatto firmare il rinnovo di contratto. Quindi diciamo che l'Inter non è ancora completa, però è una formazione che vuole sicuramente provare a lambire i piani alti del femminile. Tra l'altro, prima che arrivasse il rinnovo con la Fiorentina, l'Inter ha trattato fortemente Tatiana Bonetti, e se fosse arrivata Tatiana Bonetti, a quel punto staremmo parlando di un'altra potenziale candidata per lo scudetto Champions League, secondo me. Ah, addirittura. Cioè, quindi l'inserimento di una o due giocatrici di un certo livello può spostare gli equilibri nel calcio Ovviamente femminile? devono essere anche sistemate alcune cose all'interno della rosa, perché non dimentichiamoci che l'Inter comunque ha perso degli elementi come Roberta Adda, che si è ritirata, ha ceduto Leonora Goddoni in prestito a Napoli. Quindi ci sono degli elementi che devono essere corretti, ma sicuramente i colpi di grande prospettiva nel calcio femminile sono danno una grossa, grossa carica all'interno dell'ambiente. Inter che comunque, sempre parlando di prospettiva, ha preso una giocatrina, una top player, secondo me, a centrocampo, che è Flaminia Simonetti dalla Roma. L'ultima stagione Esatto. all'Empoli ha fatto veramente bene, ha dato una grande mano all'Azzurra ad arrivare comunque in un posto che inizialmente non era dedicato a quella squadra, perché si pensava all'Empoli come ovviamente una promossa, quindi relegata ai passi fondi. Invece hanno fatto una stagione, secondo me, un'ottima stagione, e di cui Flaminia Simonetti è stata una delle massime artefici, e l'Inter si è accaparrata un grande colpo sia in prospettiva ma anche per il presente. Ah, ok. Mentre adesso la Florenzia, beh, la Fiorentina come sta andando? Si sta rinforzando anche lei? Oppure è tranquillo, cioè è a posto così e non ha intenzione di investire? Non ho Stefano? capito, No, la Florenzia o Fiorentina, Fiorentina? la Fiorentina prima e poi la Florenzia. Allora, sulla Fiorentina ci sono da segnalare i rinnovi di contratto, che sono tutti molto importanti, perché sono dei rinnovi di elementi chiave all'interno della squadra. Hanno rinnovato nell'ordine Martina Fusini, Greta Adami, Alice Tortelli e appunto Tatiana Bonetti. Quindi praticamente sono le conferme dell'ossatura. Abbiamo perso una grande calciatrice che è Alia Guagni, un talento mondiale, però qui ci sarebbe da aprire un discorso molto molto più grande, molto più immenso. Però Cioè, aspetta Stefano, l'abbiamo persa perché è andata dove? all'Atletico Madrid. Ah, è andata all'estero. Sì. Ah, ok. L'abbiamo persa perché è stata ceduta all'estero all'Atletico Madrid, e quindi abbiamo perso una calciatrice di grandissimo potenziale. Però a quanto ho potuto vedere, la Fiorentina si è rinforzata, sono già operativi i nuovi acquisti, anche se ancora non sono stati ufficializzati. E non capisco come mai ancora non siano stati ufficializzati i nuovi acquisti, perché la Fiorentina stava aspettando solamente di annunciare l'inglobazione all'interno del marchio Fiorentina, che Commisso praticamente ha comprato anche la squadra femminile. Quindi è Ah, ok. tutto sotto lo stesso marchio, diciamo, Marco Fiorentina. E l'ufficialità di questo cambiamento è arrivata la settimana scorsa. Ora, a distanza di una settimana, le calciatrici si allenano con le nuove, ma ancora non sono state ufficializzate. Ah, mentre per quanto riguarda la Florenzia, che sappiamo, insomma, era la squadra, tra virgolette, originaria di Firenze, tutta italiana, giusto? Che ha una specificità, la Florenza si è dovuta spostare. La Florenza invece com'è messa? Cioè Io. sta... Sì, vedi tu, Filippo, dai, Filippo. Vai, Filippo. Va bene.
Allora, la Florenzi comunque abbiamo visto la scorsa stagione arriva addirittura quinta davanti a squadre come Sassuolo, Empoli, ha fatto... no, sì, che dico, davanti a Sassuolo, no, davanti a Empoli, Inter e tutto il resto, ha fatto un'ottima stagione e ha puntellato quella qualche giocatrice, ha preso un talento come Sofia Cantore, che l'ultima stagione l'ha passata all'Hellas Verona, che arriva in prestito dalla Juventus e... Anche lei è un grande colpo. Poi è arrivata Raffaella Ciuliano, è una giocatrice italiana che però ha passato gli ultimi anni nella East Tennessee State University, che è una delle migliori squadre a livello universitario in America, dove molte giocatrici italiane hanno sperimentato il mondo del calcio femminile e si sono rinforzate molto, tra cui anche Eleonora Goldoni, che ora è in prestito al Napoli, che ha passato 4 anni lì e si è affermata anche in Italia nell'ultimo anno. Ecco, Poi, vai, dalle vai, vai. indiscrezioni raccolte dalla nostra relazione praticamente è stata chiusa anche la trattativa per Paola Boglioni, deve essere solo ufficializzata, anche lei in arrivo dalla Juventus in prestito. Le ultime due stagioni le ha passate all'Empoli Ladies, dove ha fatto molto bene, contribuendo anche alla promozione della squadra toscana in Serie A. Ma e il Napoli invece? Cioè le squadre del sud, diciamo, quelle. Filippo, dai, continua Vai, tu. ok. Il Napoli, come dicevamo prima, ha preso in prestito Eleonora Goldoni dall'Inter, grande acquisto. Poi è arrivato più che altro colpi tanti in prospettiva, come Anna. No, Napoli. Stefano, se mi puoi dare una mano a ricordarmi, ti corretto. Beh, è arrivata Di Griscio dalla Roma Esatto. e poi sono arrivate un po' di giovani. Aspetta. Ma ho notato una cosa, Milan, Inter, molte straniere, giusto? Sì, questo è vero. Cioè acquistano molto dall'estero, mentre le altre tengono molto più all'italiana, soprattutto Fiorentina, la Florenzi, ok, ma le altre tendono più al calcio italiano. Ma si Sì, sta guarda. praticamente riproponendo come nel calcio maschile, cioè il fatto che piuttosto che far crescere il settore No, giovanile esatto. si Secondo va. me non è un problema di non far crescere il settore giovanile. Perché comunque uno bisogna anche guardarlo da un altro punto di vista, che è quello della crescita del livello del campionato in generale. Perché ok, l'ultimo mondiale abbiamo fatto bene, ma dobbiamo affermarci in Europa come un campionato di alto livello, come quello francese, inglese, spagnolo. E quindi l'acquisto di giocatrici straniere porta anche questo. Ma prendendo giocatrici straniere andiamo sì a valorizzare loro, ma anche elevare i nostri giocatrici italiani, perché comunque possono confrontarsi con giocatrici che arrivano da altri campionati di alti livelli e quindi rafforzano anche il loro stile di gioco, la loro tattica, la loro tecnica e soprattutto la forza fisica, che nel nostro campionato scarseggia, ma cioè è importante, ma scarseggia comunque. Quindi secondo me Ah, la vedo da questo ok. punto di vista. Quindi, allora, diciamo che la forza fisica è uno dei punti di debolezza del nostro campionato rispetto agli altri campionati, quelli esteri. Sì, comunque, cioè ci sono giocatrici che sfruttano molto il fisico, ma rispetto a campionati come per esempio in Inghilterra ci sono giocatrici che no, difficilmente vanno sotto l'1,85. Quindi Ah, però. rispetto agli altri campionati sì. Ecco perché. Speriamo comunque che, insomma, crescendo il calcio femminile cresca anche, diciamo, il settore giovanile, in modo che così, si possa avere, sì, Sì. un valore anche a livello europeo, ma con giocatori italiani, insomma. Poi spero che non ci sia il premio di preparazione nel settore giovanile, perché altrimenti poi ricaschiamo nei soliti problemi del calcio maschile, insomma, del calcio che conosciamo, vero Salvatore, vero Omar? Sì. No, speriamo. No, ma se non ho sbagliato a leggere una notizia, sembra quasi che lo vogliano togliere, mi sembra. Bah, Qualcosa del io genere, ho letto speriamo. qualcosa di sfuggita oggi, se non sbaglio, non so se qualcuno di voi ha letto questa cosa come No, io non l'ho letta, però sinceramente. È chiaro che devono dare un'alternativa, per carità, alle società che crescono i ragazzi, nulla da dire. Sì. Però
però insomma, se lo tolgono probabilmente fanno anche un piacere al calcio, ecco, questo credo. Per cui vediamo. I primi, dunque, il campionato è già stato definito, Stefano, quando ripartirà? 23 agosto, quindi a breve inizieranno anche i ritiri, le ragazze. Qualcuno è già cominciato, il Napoli per esempio è a Castel di Sangro in questo momento, la Roma si sta allenando all'Acqua Cetosa, ma presto si dovrebbe trasferire ai Castelli, così ho sentito. Ah, quindi alcune squadre hanno già cominciato, si sono radunate e alcune sono anche partite. Ah, bene, questo fa piacere. Filippo, la tua Juventus? Sì, la Juve ha anche iniziato, ma moltissime squadre per ora sono rimaste comunque nei quartieri generali, quindi la Juve è rimasta a Vinavo. Sì. E la Fiorentina, anche Stefano mi riconferma, credo che ha iniziato gli allenamenti, quindi sì, praticamente questo hanno ricominciato. Esatto. Quindi San Marino pure da lunedì ricomincia, quindi... Ah, giusto, è vero che c'è anche San Marino, questo ci fa piacere perché è molto importante, alla fine, insomma, ok che sono un altro stato, però insomma, è come se fossero, esatto. Facessero parte del nostro paese. Quindi in agosto il campionato e le coppe invece quando iniziano? Si sa già, coppe... tipo... C'è la Champions League, che comunque deve essere conclusa ancora quella della scorsa stagione, che okay. In pratica fanno come la maschile, fanno una Final Eight alla fine di agosto. Fine di agosto? Ah, ok. Esatto. Giocheranno tutte le partite tra San Mamés e San Sebastián nei Paesi Baschi, Spagna. Sì. E quindi faranno quarti, semifinale e finale tutte lì, e per più che altro per concludere la passata stagione. E certo, poi beh, in periodo, certo. Per i turni di qualificazione inizieranno verso ottobre. Ah, ok, verso ottobre, quindi un po' più in là nel tempo. Ma in queste Final Eight c'è una squadra italiana o sono solo straniere? Purtroppo no. No. L'ultima ad essere stata eliminata chi è stata? Sono brevemente tutte e due uscite al primo turno, perché la Juventus ha preso il Barcellona, la Fiorentina, e noi abbiamo preso l'Arsenal. Esatto, quindi proprio un girone no sfigato. Voi perché Stefano, tu tieni la Fiorentina? Sì. Ah, ecco perché noi. Molto bene, molto bene. No, beh, che fa piacere, insomma. Quindi subito fuori, bisogna pensare al prossimo anno. C'è niente da fare. Ah, beh, dai, speriamo che comunque si riesca a crescere come movimento per l'anno prossimo. Notizie, conferme per il discorso professionismo, non professionismo? Ci sono novità? Come dicevo nell'ultima diretta, comunque il presidente Gravina, anche il ministro Spadafora, ha sottoscritto che nella stagione 2022-2023 dovrebbe arrivare finalmente questo status per le giocatrici, e quindi speriamo che cambi un po' il modo di interpretare il calcio femminile. Sì. Omar, Salvatore, vabbè, abbiamo già leggermente affrontato questo tema. Secondo voi il fatto di passare a professioniste riuscirà a dare una svolta al calcio femminile? Secondo me sì. Il calcio femminile è arrivato il momento che deve cambiare naturalmente lo status, deve avere più importanza, deve essere al pari del calcio maschile. E quindi secondo me è una grande proposta quella di portarlo al professionismo vero e proprio. Perché probabilmente il calcio femminile è quello che in futuro potrebbe anche essere seguito di più di alcuni campionati, che non dico quello di Serie A perché naturalmente è quello più seguito, però rispetto ad altri campionati del calcio maschile potrebbe essere seguito molto di più. Omar, secondo te? Allora, è una cosa positiva portare il calcio femminile nel professionismo. Bisogna veramente che ci siano gli introiti corretti poi per corretterlo. Esatto. Perché per certo so che
non in Serie A femminile, ma in categoria sotto di Serie B, ci sono veramente delle calciatrici che con 4-5 allenamenti a settimana a fine mese prendono veramente non poco come rimborso, ma pari a zero. Quindi io spero che veramente sia questo cambiamento, ma un cambiamento supportato proprio dalla federazione, dove degli introiti poi finiscono lì, televisivi, non televisivi, e anche le formule magari un po' più innovative per fare in modo che questa nuova nicchia, ok, come dice Salvatore, prenda veramente visibilità. Beh, indubbiamente c'è bisogno, anche perché si aprirebbe un mondo completo, per cui andrebbe veramente bene, anzi, sarebbe direi perfetto. Speriamo che si riesca a fare qualcosa. La mia curiosità è questa: come va il campionato di Serie A è solo composto da 12 squadre? La mia curiosità. Allora, come dicevamo prima, secondo me, allora, il campionato inizialmente, anzi, fino a pochi anni fa era ancora composto solo da 10 squadre, è stato da pochi anni ampliato a 12, e come dicevamo, comunque poche squadre possono permettersi la Serie A. Quest'anno abbiamo, cioè, il movimento ha avuto la fortuna che sono salite due squadre come Napoli e San Marino, che comunque hanno i fondi necessari per starci nella massima serie e possono garantire alle ragazze sia ottime attrezzature che un sostegno economico adeguato. Però ci sono veramente alcune squadre che in Serie B faticano a stare addirittura in Serie B, figuriamoci nella massima serie. Quindi ampliarlo sarebbe, ora come ora, sarebbe a detta mia, e poi io non sono nessuno, quindi l'opinione mia può essere sicuramente opinabile, però ampliarlo comunque a 14 squadre è quasi impossibile. Ho capito. Quindi è un problema molto economico, più che altro, che non... Sì, assolutamente. Allora, visto che ormai si sta avvicinando il campionato, perché poi sembra lontano, ma il campionato a breve partirà, ci possiamo sentire settimana prossima per gli aggiornamenti di calciomercato, magari... così approfondiamo il discorso calciomercato, il discorso preparazione, e vediamo magari se sono già state programmate anche delle amichevoli in preparazione del campionato, delle squadre, diciamo, più importanti, anche se sono tutte importanti indubbiamente. Questa settimana, come secondo voi, prima Stefano poi Filippo, secondo voi come sarà? Una settimana calda di calciomercato oppure sarà abbastanza tranquilla? Bah, diciamo che il grosso degli acquisti ormai lo stanno facendo tutti, nel senso che l'Empoli sta annunciando almeno una decina di calciatrici in questi giorni, il Milan ne ha annunciate 6 in 2 giorni, il Napoli ne ha annunciate altre 6, Florenze San Gimignano forse ne dovrebbe annunciare ancora un paio. Credo che si aspetti solo il contrattacco della Fiorentina a questo punto, perché quasi tutte le squadre ormai hanno fatto il loro primo colpo ufficiale in entrata. La Fiorentina è l'unica squadra che al momento non ha ancora ufficializzato nessuno in entrata. Quindi se sarà una settimana calda, sì, se sarà una settimana calda, lo sarà per la Fiorentina, che in questo momento la vedo un po' come l'Ottobre Rosso, lavora in immersione e in silenzio. Come l'Inter, uguale, la stessa cosa. L'Inter, Filippo? Diciamo che ha già annunciato qualcosa. Ecco, vedi. Filippo, anche secondo te è così? Cioè, in Verona, questo calciomercato qua, seguo il calcio femminile da ormai 4 anni, mai ricordato un calciomercato così pieno. Veramente, ogni giorno c'è qualche ufficialità, è impressionante quest'anno. Ed è bellissimo. No, bene, questo fa piacere, vuol dire che c'è movimento e c'è interesse per il movimento calcio femminile, quindi molto molto bene. Va bene ragazzi, dai, a questo punto ci salutiamo, ci rivediamo venerdì prossimo, in modo che così ci manteniamo aggiornati su tutto. Ricordiamo calciofemminileitaliano.it per tutte le novità del calcio femminile, e niente, noi ci rivediamo settimana prossima. Buon weekend e buon calcio mercato ragazzi. Grazie mille. Ciao Filippo, ciao Stefano, ciao. Orbene, siamo rimasti noi.
Adesso dovrebbe raggiungerci un altro vecchietto, per il calcio ne sa meno di tutti. Però allora, innanzitutto vorrei aprire, e se riesco condividiamo anche una pagina, perché alla fine era partito in sordina, ma poi Real Madrid si laurea campione del mondo, campione di Spagna. Ora, quanto mai qua Zidane è importante? Cioè, io sinceramente ai tempi quando ha vinto, è un grande con la testa, anche perché ha vinto le tre Champions, diciamo, senza neanche tanta esperienza in panchina, però lì vuol dire essere avanti di testa, credo. Secondo me non ha bisogno di tecnici in campo, perché comunque sono tutte squadre strutturate da allenatori che allenano per l'allenatore, quindi non serve, diciamo, dal mio punto di vista, un grande allenatore da campo. Serve più questa immagine di un allenatore che ha fatto qualcosa di importante e più dei giocatori che li gestisce. Ieri ero in un'altra trasmissione, la domanda è stata pari pari: come mai Zidane gestiva Cristiano Ronaldo? Solo perché comunque Zidane ha vinto una Champions da giocatore e ha vinto una Champions da allenatore, dico una, ma sono più di una, e quindi questi giocatori comunque si sentono inferiori, diciamo, rispetto all'allenatore, e quindi, diciamo, cioè, dal mio punto di vista c'è più rispetto, e anche lo stesso allenatore, insomma, sa come prendere determinate patate bollenti, se vogliamo. È chiaro, chiaro. Salvatore, secondo te? Beh, sicuramente Zidane ha dimostrato di essere stato un grande giocatore e ha sovvertito anche quel pensiero di alcuni giornalisti e di alcuni addetti ai lavori, che chi era un bravo giocatore non poteva essere un bravo allenatore. Lui alla fine è stato uno ed è stato anche l'altro, e quindi oltretutto ha preso un Real Madrid che aveva non pochi problemi quando lui è ritornato. Sì. Per quello che ho letto ha litigato anche con il presidente, si è impuntato su determinate situazioni e alla fine i fatti gli hanno dato ragione e quindi ha vinto. Però bisogna anche dar merito al fatto che il Barcellona a un certo punto si è perso all'interno dello spogliatoio, probabilmente il cambio di allenatore non ha dato quella smossa che si aspettavano, lo spogliatoio si è anche messo contro lo stesso allenatore, il fatto di aver ceduto a Arthur ha complicato ancora ulteriormente la situazione a Barcellona, e diciamo che Real Madrid ha avuto più vita facile ed è riuscito a portare a casa questo titolo. Infatti, certo, è un titolo importante, esatto, che potrebbe anche evitare la disfatta che ci potrebbe stare in Champions League con l'eliminazione da parte di quel City, che effettivamente è stato riportato in Champions dal TAS. Ecco, sì, poi non entriamo nel merito di questa decisione, anche perché non sai, bisognerebbe effettivamente leggere bene un po' tutto, perché poi è facile dire ha pagato, no, non ha pagato, eccetera, eccetera. Facile, molto facile, e bisogna essere obiettivi, bisognerebbe leggere effettivamente le carte. Bruno, il problema è questo, che parliamoci chiaro, perdonami se faccio un po' di polemica. Però la verità è questa. Allora, nella vita, e come nel calcio, in tutte le, uno o è colpevole o non è colpevole. E secondo me sia Mourinho che Klopp, in particolare Mourinho, che insomma non è una persona stupida, è una persona che ormai è addentrata nel calcio da tanto tempo, lui ha fatto questo esempio particolare. Cioè, se il Manchester City era colpevole, non doveva pagare neanche la multa. Quindi è inutile che il TAS gli va a ridimensionare la multa, però allo stesso tempo dimostri che effettivamente qualcosa non ha fatto bene. Esatto. Cioè, se il TAS diceva, guarda,
il Manchester City non è colpevole, quindi annulliamo tutta la sentenza precedente, era a posto, secondo me avrebbero fatto più bella figura. Invece così, a livello popolare, cosa succede? Che la gente resta sempre nel dubbio. E dico ancora una volta, perché il Milan è stato trattato in un certo modo? Come mai le squadre italiane continuano a avere un trattamento diverso rispetto a chi naturalmente ha un potere economico diverso dal nostro? Beh, diciamo che non sono solo le squadre italiane, diciamo che se vai all'estero sei trattato a pesci in faccia in generale, e questo è un problema nostro, sì, probabilmente perché ci godiamo del fatto che ci prendano a pesci in faccia, però quello, vabbè, poi chi ci rappresenta, insomma, dovrebbe fare qualcosa, non lo fa, vabbè. Omar, tu cosa pensi di questa situazione? Penso tutto quello che ha detto Salvatore, per non essere ripetitivo, però l'unico, io ho letto comunque un piccolo articolo dove spiegava che questa multa comunque è stata data per il fatto che il Manchester City non ha collaborato nella, quando c'è stata questa inchiesta, insomma. Quindi deve aver fatto un po' di resistenza o non avere, poi non lo so cosa indica questa non collaborazione. Non ha collaborato con la giustizia della UEFA. Sì, della UEFA, e quindi alla fine si è preso questa multa. Anche perché a livello di sponsorizzazioni e l'inchiesta che è uscita, non hanno trovato nulla che fosse connesso a quello. E poi insomma, io sono sempre per la buona fede di queste istituzioni che sono comunque internazionali e hanno una certa serietà. E mi ricollego a quello che hai detto tu, Bruno, bisognerebbe veramente leggere tutto per bene, magari farlo leggere la gente competente per poi capirne di più. Facile uscire su un giornale e dire: ma che il Manchester, come mai ha pagato una multa? Se ti sembra quasi che sia la solita sparata per fare notizia. Sì, no, infatti, anche perché volendo ben guardare anche il Paris Saint-Germain, allora cioè, voglio dire, non è che ha dei ricavi fantastici eppure spende, quindi o c'è veramente qualcosa di storto, però dovrebbe essere... Adesso vi sento, no, sto dicendo che non è un caso che escano sempre questi allenatori, insomma conosciamo bene il personaggio anche di Mourinho, che basta che si sposti una virgola che è il primo ad andare davanti a tutti a esporre una lamentela, insomma, dai. Beh, Mourinho lo sappiamo, sì, effettivamente sì. È fantastico. Però è anche vero sul discorso che naturalmente, riammettendo il Manchester City in Champions, purtroppo una delle squadre inglesi dovrà fare a meno di questa situazione di poter accedere alla Champions League. È normale. Certo, adesso non ricordo bene la classifica del... sì, esatto. Mi sembra il Chelsea sia lì per... cioè rischia di non essere ammesso, adesso non vorrei dire una stupidata, danno tra virgolette qualche società. Allora, guarda, semplice, in Coppa, nella UEFA a un punto manca proprio il Tottenham, quindi vedi che non a caso esce il Manchester City, il Chelsea prende il secondo posto, Leicester va al terzo posto, sale il Manchester United che va in Champions League e poi e poi il Tottenham, sì, giusto, che va in Europa. Quindi è una lamentela più di Mourinho che di Klopp, perché Klopp ha vinto il campionato per 93 punti contro i 75 del Manchester City. Penso che proprio non si perda. Ma infatti la polemica di Klopp è stata molto, sì, c'è stata... ma molto più blanda rispetto a quella di Mourinho. Abbiamo scoperto perché, allora. dai, per l'amor di Dio, non si discute l'allenatore, perché è uno che ha vinto, è un allenatore fantastico. Però ho capito, non conoscevo la classifica inglese, la sto guardando adesso, e per un punto non entra in Europa. E quindi rimane fregato per un punto. Rimane fregato per un punto lui che... Esatto. Poi rientrava e ha sostituito l'allenatore, rientra, doveva fare un qualcosa di speciale, questa volta gli è andata storta.
perché poi no, ecco. Deve far meglio di Pochettino, perché Pochettino forte dritta è riuscito a raggiungere una finale, finale di Champions e non l'ha persa neanche proprio in malo modo, quindi anzi vabbè, questi è chiaro, sono ad averne di questi problemi, no? Soprattutto nel calcio dilettantistico, ad averne. No, ecco, effettivamente, però il dubbio ti viene, può venire, no? Senza appunto fare. Però appunto, Paris Saint-Germain spendono. Allora, il Real Madrid ha 560 milioni di ricavi, per cui probabilmente se lo può permettere anche. Il Barcellona, da quello che ho capito, ha leggermente dei problemi a livello economico, però lì sono tutti soci, problema, quindi ripianano un problema. Ma sì, no, è pieno di debiti, però ripiana con una banca, con i soci, tutto finisce, tutto ricomincia da capo. Esatto. Ti spendono 70-80 milioni di euro per un giocatore, e dici, ma come, sei indebitato, come puoi comprare? Noi se siamo indebitati non possiamo comprare nulla. E non ti danno nemmeno il prestito l'IVA, là forse è lì, sì, magari probabilmente sono un po' aperti mentalmente, infatti bravo, anche per vero. Quello sono un po' più avanti rispetto a noi, però va bene. Allora, quindi torniamo in Italia per parlare di un momento in cui insomma la Juventus sta stentando un pochettino, e poi insomma c'è questa Inter Omar, questa Inter con Sanchez meraviglia da meno 11 a meno 6. L'Inter può vincere lo scudetto? L'unica cosa che per parlare di scudetto, io ripeto, è un Inter a corrente alternata, quindi sul più bello ha sempre dimostrato di non riuscire a fare il salto. Si spera sempre che sia la volta buona. Anche se vedo l'Atalanta messa meglio, e l'unica cosa favorevole è che l'Inter è tornata ad avere la miglior difesa del campionato, e questa è una buona cosa, perché come nella zona della salvezza e come nella vittoria dei campionati, la fase difensiva ha sempre fatto la differenza. Le squadre che prendono meno gol sono sempre quelle che riescono ad arrivare là davanti. È vero che la Juventus ha subito un gol in più e ha fatto due gol in meno dell'Inter, però l'Inter ha steccato in partite importanti. La Juve lo sta facendo adesso, ma dal mio punto di vista non stiamo vedendo una Juve motivata al 100%, proprio perché dietro di lei le squadre steccano. Mi piacerebbe vedere una Juve a meno 3, e allora poi rivedi veramente la vera Juventus con la fame e il sangue, il fuoco negli occhi, insomma, dai. Quindi l'Inter... Oh. No, peccato, perché io da milanista ci contavo, no? Almeno per arrivare fino all'ultimo, una bella battaglia, ma poi si è persa, come sempre, meno male. Si è persa. Adesso la prossima partita c'è Juventus-Lazio. L'Atalanta, per come è messa la Lazio, insomma. Non è, poi magari tira fuori la partita. Poi c'è Roma-Inter e la Sverona-Atalanta. Il Verona non è male. Infatti, certo che se passasse anche a Verona e l'Atalanta in scioltezza, si fa un applauso, perché comunque sta dimostrando di essere un qualcosa di fenomenale. No, infatti, tra l'altro, sta giocando veramente bene, ad altissimi livelli, per cui... Organizzazione, mentalità, tempi di gioco corretti... No, se dovessi dare la vittoria del campionato, io la darei all'Atalanta, ma non perché sono di Bergamo, ma proprio perché sta dimostrando di essere una squadra che merita davvero di poter stare al primo posto per quello che dimostra in campo. Chiaro. Infatti queste sono le considerazioni di Gasperini, dice due punti per la Champions, ma il Verona è la squadra rivelazione. Salvatore, secondo te l'Atalanta dove può arrivare, e soprattutto secondo voi il prossimo anno può ripetersi? Ripetersi è sempre difficile, perché effettivamente ogni anno cambia,
perché poi oltretutto l'Atalanta, da quello che ho capito, alcuni giocatori sembra in partenza, però è anche vero che chi ha preso è sempre stato all'altezza della situazione. Certo, oggi non la possiamo più considerare una rivelazione oppure una delle piccole che sta dando, oggi la dobbiamo considerare una grande e quindi va rispettata per una squadra che sicuramente può dire la sua. Non dimentichiamoci che l'Atalanta poi, adesso se non mi ricordo male, o alla fine del girone di ritorno, c'ha la partita a Milano contro l'Inter. Sì, se non mi ricordo male. Esatto. E in quella partita lì, o ci si può giocare anche lo scudetto in quella partita, perché credo una cosa, che probabilmente questa giornata potrebbe essere la giornata spartiacque. Perché se la Juve perde in casa con la Lazio, e ci può anche stare, perché la Juve ormai è in una situazione in cui lo spogliatoio è uno spogliatoio che sta scoppiando. Sono più convinto di questo, e potrebbe succedere. Nel momento che succede una cosa del genere, è Roma, l'Inter va a fare il colpaccio a Roma, e l'Atalanta batte il Verona e la Lazio, vincendo naturalmente con la Juve, il campionato si stravolge tutto di nuovo e tutti possono essere possono puntare a vincere lo scudetto. Vabbè, quello effettivamente effettivamente sì, se succede tutto questo ci possono essere delle grandi sorprese, tant'è che poi già Sarri altre volte era stato, come dire, messo quasi fuori, perlomeno dai giornalisti. Tutt'oggi dicono che Juve-Lazio sarà, diciamo, il punto di decisione, lo spartiacque. Se perde o se non fa punti con la Lazio, Sarri è già a rischio. Quanto guarda, può essere vero? Beh, guarda, io secondo me è questo, io l'ho detto anche in altre situazioni e lo ripeto e sono pronto anche a scommettere qualsiasi cosa. La partita persa contro il Milan per 2-0 e la partita pareggiata contro il Sassuolo per 3-3 hanno dimostrato una squadra che poteva benissimo chiudere le partite, entrambe, però a un certo punto si è seduta, come personalmente a dispetto nei confronti del proprio allenatore. Io la leggo così, la leggo così. Poi naturalmente i fatti e posteriori vedremo se avremo meno ragione. Io la vedo molto in questa situazione. Massimo Luxor dice di non parlare del Lazio, è lutto al braccio, povero. No, tra l'altro mi dispiace, è stata una bella realtà fino a prima del Covid, poi dopo è successo qualcosa, non si è riusciti a capire che cosa, che insomma l'ha portata. Perché se manteneva il trend di prima del Covid, insomma, poteva fare, cioè poteva arrivare lì a dar fastidio alla Juve, forse. O no, secondo voi? Allora, ma la partita, scusa, no, la partita importante, secondo me, è stata proprio quella contro l'Atalanta, perché a un certo punto la Lazio nel primo tempo aveva dato una certa lezione di calcio all'Atalanta, perché se finiva il risultato del primo tempo anche di 3-1, perché l'Atalanta ha fatto un gol, la Lazio non avrebbe rubato nulla. Solo che dopo purtroppo fisicamente è crollata perché purtroppo alcuni giocatori erano in una condizione atletica e si è visto, perché in fin dei conti la Lazio aveva rinunciato alle coppe proprio perché voleva entrare in Champions, poi grazie alla Juventus di Sarri si è trovata anche a lottare per lo scudetto e quindi la situazione è cambiata. Ed è ricambiata dopo il lockdown, quando si è ripreso, quando purtroppo ogni tre giorni ha dovuto giocare e ha perso giocatori importanti, e lo stesso Inzaghi l'ha detto anche lui, dice: no, perché mi voglio giustificare, però i fatti sono questi. Poi probabilmente anche all'interno della Lazio stessa è successo qualcosa, questo sicuramente c'è da analizzarlo, però effettivamente
La Lazio, se giocava una partita ogni settimana, poteva benissimo lottare per lo scudetto. Sì, no, infatti è quello il vero peccato, cioè, anche perché tra difesa a pezzi, questo e quest'altro, insomma, si è trovata ad avere delle grosse difficoltà. Poi, non avendo la panchina lunga, un po' come il Napoli, non è che possa pretendere di, no? Sì, si fa male uno, ne ho un altro a pari livello che può giocare. Credo che Omar, tu da mister avresti qualche difficoltà a gestire. Allora, io parto dal primo punto. L'Atalanta, se può riproporsi per il prossimo campionato, io dico di sì, perché ha un'intelaiatura, una struttura, una progettazione alle spalle non indifferente. Io ho visto la partita con il Brescia, gli ultimi 20 minuti ha fatto 5 cambi, di cui il portiere, il terzo portiere, e 4 cambi con 4 primavera, e la squadra comunque aveva capito che il risultato ormai era ormai consolidato, però sono arrivate delle occasioni a questi ragazzi che sappiamo tutti, per velocità, inesperienza, tensione e tutto, non sono andate a buon fine, però è proprio il meccanismo, i tempi, la struttura Atalanta. Poi cosa succede? Che l'Atalanta non fa questa intelligenza, cambia un paio di giocatori e vende 2 giocatori dove può trarre veramente un grosso profitto. Quindi l'intelaiatura rimane identica, 2 giocatori portano la novità ed è sufficiente per poter rimanere davanti. Io dico che vedendo come stanno le altre società, Atalanta può stare tranquillamente nei primi posti. Cioè, non ce la troveremo al penultimo posto, sicuramente. No, ecco, okay. credo che non farà purtroppo la fine del Torino, che no, a tutti i costi è voluto arrivare in Coppa UEFA, e poi da quando è arrivata in Coppa UEFA è iniziato. No, qua. E adesso è in una situazione un po' pericolosa. Qua è il secondo anno e ormai la qualificazione Champions ci siamo, e l'Atalanta che si qualifica di nuovo in Champions e sta lottando, che è la verità, sta lottando per il secondo posto, perché il primo comunque a oggi è blindato, perché 6 punti sono sempre 6 punti da perdere. Purtroppo okay. Sì. Ok, e possono essere tutti i caos che volete, però 6 punti sono sempre 6 punti da gestire. Per quanto riguarda la Lazio, l'unico punto debole è veramente stata una struttura di squadra costruita proprio per riuscire ad arrivare in Champions e per fare una partita a settimana. Questa mi ricorda l'Inter di Spalletti, quando aveva 13-14 giocatori e riuscì a qualificarsi al quarto posto in Champions. Quindi secondo me la Lazio è quell'Inter di Spalletti che pian piano poi adesso si ritrova al secondo posto con un altro allenatore. Però questa è la programmazione che ha avuto l'Inter, e secondo me la Lazio con la qualificazione Champions poi potrà anche ampliare il suo parco giocatori. Chiaro, e poi risanare un momentino quello che non è andato bene, i nervosismi e poi tutto quello che avranno loro, perché poi le sconfitte, diciamocela chiara, quando tu stai lottando per il campionato, poi rientri dal Covid convinto di poter fare ancora avere la stessa marcia, ma purtroppo giochi ogni 3 giorni con una rosa che non riesci a rifiatare, cosa fai? Ti infortuni, e poi serve anche una grossa mentalità. Per no, Juventus, sicuramente. Juventus, e chiudo, la Juventus... Eccola qua. La classifica è tutto. La Juventus, dal mio punto di vista, Sarri non Sarri, ha una fase di gioco che non fa quella una transizione negativa. Quando perde palla, gli avversari riescono subito ad entrare tra le linee nei reparti di centrocampo e di difesa con molta semplicità. Manca proprio quel pressing alto che piace a Sarri, e fortunatamente adesso che non c'è pubblico, fortunatamente tra virgolette, dico non c'è pubblico, possiamo ascoltare veramente in diretta Sarri quanti urlacci per spronare la squadra ad andare a pressare alta, cosa che non fa e non ha nel DNA, perché nemmeno Allegri pensava alto, perché bisogna dire anche questo. E no, chiudo dicendo che la mentalità
la Juventus ha delle flessioni mentali non indifferenti, perché è vero che crolla, però 2-0 e poi smette di giocare. Parte, gioca forte, poi smette di giocare. E dopo tutte queste partite non credo che sia solo una questione fisica, anche perché sono giocatori talmente abili a leggere le situazioni nel miglior modo possibile che corrono veramente la metà rispetto ad altre squadre che stanno in fondo alla classifica. Quindi secondo me alcuni momenti proprio si perde, si vede proprio che perde la struttura in campo, perde le distanze. È una Juve che parte in un certo modo, poi finisce la partita che non sembra più la stessa Juve. Cioè, sembra una squadra da quarto posto. Sembra una squadra da quarto posto, vabbè. Come finisce la partita, eh? Sì, perché quando inizia non ce n'è. Poi quando la partita è quasi blindata, perché ti aspetti che l'avversario crolli, vedi Sassuolo, proprio si è visto veramente un'involuzione incredibile. Sul 2-0 io veramente ho detto qui la Juve piano piano si fa rimontare, addirittura si è fatta superare. Infatti. Ma invece nelle retrovie, come vedete, vabbè, il Torino insomma ieri ha pagato dazio all'Inter. Genoa, Lecce, Brescia e Spal, come le vedete? Perché vabbè, ci sono 6 punti tra Genova e Udinese, ci sono ancora un po' di partite da giocare, però io c'è possibilità. Faccio veloce. Spalla retrocessa insieme al Brescia. E l'unica cosa che può penalizzare il Lecce è che ha la peggior difesa, 74 gol subiti rispetto ai 63 del Genoa. E tra l'altro poi a parte tutto, questa domenica c'è Genoa-Lecce, quindi è un bello scontro. Genoa comunque di 2 risultati su 3. Esatto. Beh, l'Udinese anche incontra il Napoli, però è a 6 punti, quindi inizia ad essere un po' più tranquilla. Il Torino insomma incontra la Fiorentina, però Bruno. Pareggio. Guarda che la differenza tra l'alto e il basso, che comunque quelle dietro non vinco tutte le domeniche. No, infatti 6 punti è come averne 10 insomma di ritardo, no? Un po' cambia un po', Esatto, è questo. Sì. Per te, Salvatore, alla fine il Genoa riuscirà rispetto al Lecce? Ma secondo me il Genoa ha una squadra molto più esperta rispetto al Lecce. E credo che anche lo stesso Liverani lo ha detto, nel senso che il Lecce era partito come partito dopo il lockdown, purtroppo molto in sordina. Liverani pian piano era riuscito a limare alcuni problemi che erano all'interno della struttura squadra, era incanalata in un certo modo, tant'è vero che si era anche tirata fuori dalla zona retrocessione, poi purtroppo con la sospensione e con la ripresa il Lecce ha ripreso ad avere gli stessi problemi, qualche infortunio di troppo che sicuramente lo hanno penalizzato, però io credo che è spacciato e personalmente l'unica cosa che può salvarlo è la vittoria a Genova contro il Genova. Quello sì. Contro il Genova. La cosa che penalizza di più sia la parte alta della classifica, sia la parte bassa, è il fatto di non riuscire a preparare nemmeno benissimo le partite, perché i giocatori si allenano meno e sono veramente vicine. Se tu una settimana hai la partita infrasettimanale, ci sta, la prepari anche la settimana prima un pochino insomma, ma se tutte le settimane hai sempre domenica, mercoledì, io dico domenica, mercoledì perché alcune saltano il sabato, il venerdì, comunque una distanza di 3 giorni e diventa sempre complicato, anche perché bisogna recuperare più mentalmente che fisicamente. Quello sì. Lo stress. Sì, perché poi in fin dei conti le squadre che stanno nell'alta classifica un po' sono abituate anche a giocare ogni 3 giorni, perché per il discorso delle coppe, le altre effettivamente non lo sono e quindi hanno davvero molte difficoltà a gestire un campionato come questo. Bello, perché bello.
Bello, si vedono tante partite ravvicinate, io dico che è veramente bello, mi piace anche l'orario così. 21.45, sì. Devo dire che è ottima, anche 19.30, perché tranquilli, si esce dall'ufficio, si arriva, aperitivo con la prima partita e poi con la seconda si passa bello. La sera. No, beh, io dico la seconda perché è inusuale, ma è per noi in Italia... Ma è bello ed è un campionato avvincente perché ogni tre giorni la classifica cambia. Sì. Non, magari non tanto in alto, cioè il primo posto che è blindato, ma gli altri posti effettivamente, È blindato, no? Ogni tre giorni i punti diminuiscono. Ai, qua c'è la tua anima interista. Aia. Non so gli interisti che ci stanno. Guarda, seguendo, gli amici interisti cosa ne pensano? Magari potrebbero dire due righe sull'Inter. Io, Bruno, ti dico: è vero, tifo Inter, ma vorrei veramente un premio da Bergamasco. Io, ecco, non te lo dico. Beh, ci sta, perché l'Atalanta non è solo il gioco, non è solo la squadra, è la società che merita. Io sono interista, mi piace il calcio, giocato bene, sono un lezioso. E certo. se devo scegliere, io dico, te l'ho detto prima, per me l'Atalanta è la squadra che merita di vincere lo scudetto, ma sono interista. No, ma anch'io lo dico, da milanista lo dico, cioè effettivamente dimostra... Viva il calcio, non solo, insomma, dai. No, ma infatti, devo dire che ho sempre... Vabbè, poi conoscendo tutto il settore giovanile, conoscendo Bonaccorso, insomma, sai che professionisti ci sono all'Atalanta. Sì. E quindi è tutto un lavoro, partendo dal presidente, alla dirigenza, a Gasperini, a tutto che meriterebbe lo scudetto, come dici tu. Sì, è un po' come il Verona nell'85, no? Che è arrivato al Cuneo e ha vinto quello scudetto, poi dopo il Verona si è perso. L'Atalanta sicuramente non si perderebbe, però lo meriterebbe, ecco. Meriterebbe uno scudetto proprio per Salvatore non dire... è contento da buon juventino, però... No, più che altro mi viene in mente la frase che disse anni fa il buon Trapattoni, che disse: raggiungere il vertice è facile, poi mantenerlo che diventa difficile. Cioè, quello è più facile. Allora, adesso io ti dico, è più facile allenare il Napoli, che non è mai stato al primo posto, almeno recentemente, come per parlare di Sarri, che andare alla Juventus, dover vincere come se fosse una passeggiata il campionato per puntare tutto alla Champions. Insomma, io la vedo così, Omar. Personalmente sarei contento anch'io che l'Atalanta possa vincere lo scudetto, e quindi anche dovuto al fatto di quello che è successo. Però vincere oggi lo scudetto potrebbe anche essere un danno per la stessa Atalanta, perché per un semplice motivo. Ed è chiaro, perché poi dopodiché ti senti un po' appagato e non sei più quella squadra che potrebbe essere e che è stata fino adesso. Oggi sicuramente l'Atalanta è preparata fino a un certo punto, però per fare quello slancio di diventare grande squadra poi ce ne passa. Guarda Salvatore, ti dico questo perché sono bergamasco doc, e ti dico che qui se vinci lo scudetto, ma non sa, cioè, adesso stiamo fantasticando, l'anno dopo se sei al secondo posto qui a Bergamo sono là con gli striscioni fuori dalla zingogna addirittura secondo, è calma, perché qui non si accontentano, no. Giusto, Bruno? Sì, è vero, è vero. Chi ama ma è esigente. La pressione cambia, La pressione cambia, perché naturalmente poi gestire la pressione dell'ambiente interno ed esterno e dei giornalisti non è facile saperla gestire. Poi ci vogliono le spalle grosse, e io credo che sia l'Atalanta come società, che l'Atalanta proprio in sé per sé come ambiente... Oggi, come oggi, vincere lo scudetto potrebbe essere più un danno che un vantaggio. Io ti dico, se posso ancora fantasticare, lo scudetto lo diamo alla Juve perché ha questi punti di vantaggio, ma mi piacerebbe un Atalanta in finale di Champions, sarebbe ancora meglio.
Ah beh, un Atalanta poi... in finale di Champions sarebbe bello. In finale, punto. Poi vada come vada, in finale, così, una soddisfazione da bergamasco. Magari finale Juventus-Atalanta. No, la Juventus non ce la farà arrivare in finale. Dici? Dici che... Vabbè, adesso con Lione... Insomma, non dovrebbe avere grossi problemi, anche perché loro non stanno giocando. Guarda, quindi... il problema è proprio quello, quando si dice che non si hanno problemi, è lì che si manifestano i problemi. Perché effettivamente sì, il problema tu non lo dovevi avere neanche all'andata. Però tu che cosa hai fatto? Che all'andata, in 80 minuti di gioco, hai fatto un tiro in porta. Uno. Quello è vero. E le partite, se non tiri in porta, non vinci, eh. Loro non è che hanno fatto grandi cose, perché avevano sicuramente timore reverenziale, perché non erano molto al di sotto della Juventus stessa, però che hanno fatto 2 o 3 tiri in porta, hanno vinto la partita. E la verità è quella. Il problema della Juve di quest'anno è che effettivamente un po' il problema è che sia a livello societario, perché all'interno della società il fatto che Marotta sia andato via, il fatto che alcuni personaggi come lo stesso Nedved si è imposto, perché ricordiamoci che quando c'era Marotta e contava, alcuni acquisti come per esempio Schick o altri, oppure anche lo stesso Mancini, che si diceva Roberto Mancini come allenatore della Juventus, sì, che era sponsorizzato da Nedved, con Marotta non arrivarono alla Juve, perché si impose e non voleva determinate situazioni. Con l'uscita di scena di Marotta, Nedved ha preso un po' gambone, come si dice, all'interno della società, e ha mandato via una persona come Allegri, che con Allegri, Agnelli e Allegri erano amici, perché hanno cenato insieme, la vita loro era abbastanza molto, perché oltretutto abitavano nello stesso stabile, quindi si vedevano tutte le mattine. Averlo mandato via ha messo in condizione che c'era una scommessa. Io mi ricordo che quando c'è stata la finale di Coppa UEFA, tutte e tre, Paratici, Agnelli e lo stesso Nedved, sono andati a vedere la partita, perché sono andati a vedere e a conoscere un po' il personaggio Sarri, l'allenatore Sarri, perché credevano a questa situazione qua. Però poi probabilmente il fatto del personaggio, perché io non lo discuto probabilmente da un punto di vista professionale, il problema è che si sono trovati un personaggio come Sarri che non rispecchia lo stile Juventus. Perché adesso ditemi voi, perché ti presenti in conferenza stampa con tanto di maglietta della Juventus, vai in panchina e ti metti quella cavolo di maglietta viola? Che cosa sta a significare quella maglietta viola che l'ha messa sempre? Ah, è vero, questo è vero. Perché non utilizzi la divisa ufficiale della squadra per cui tu stai allenando? Ma questo è un particolare, una sciocchezza. Però no, fa il peso. A me personalmente le dichiarazioni che ha fatto dopo la partita contro il Sassuolo pareggiato, quando uno mi dice vabbè, se vinciamo, se perdiamo, ma che cavolo stai a dire? Cosa stai dicendo? Ma tu sei fuori di testa. Io dico questo e rimango anch'io un po' perplesso, perché a Napoli andava in panchina con la tuta, ma con questo non vuol dire nulla. Molte volte altri allenatori... Però andava con la tuta del Napoli, tanto di scaglietto del Napoli. Lui è iniziato con il vestiario Juventus, perché voleva andare con la tuta in panchina, non gliel'hanno permessa, e poi è uscita sta maglietta. Però dico, Sarri, tu che esci da un profilo bancario, insomma, in ufficio sarai andato in quantomeno in camicia, insomma, dai. E trovo strano che abbia difficoltà ad avere questo stile che l'ha avuto per tanti anni. Cioè, io trovo strano, e anche questa cosa è vera, però trovo strano perché... A volte uno si può costruire un personaggio, eh.
con queste cose. Sì, ma certo, magari può essere anche voluto. Ma non alla Juventus, dai. Però io credo che non è che gli abbiamo impedito di andare in tuta, in tuta con... Non ci credo. Sinceramente lo vedo allora, difficile. Salvatore. Perché effettivamente in conferenza stampa, lui, quando tu noti, quanto era lui si andava a vestire con la divisa della Juventus e andava a fare le conferenze stampa? Ma Salvatore, quanti allenatori della Juventus hai visto in panchina con la tuta della Juve? Con la tuta della Juve è zero. Zero, guarda, te lo sto indicando, io non è ok, è zero. Sì, ho capito. Non vanno in panchina, non vanno in panchina vestiti da magazzinieri. Con tutto il rispetto dai magazziniere, che fa un lavoro non indifferente. Esatto, però, no, però, alla Juve no. Tu sei il capo allenatore va vestito in maniera diversa, insomma, dai. È come se in un'azienda arrivasse il direttore di stabilimento vestito con la tuta da operaio, insomma, dai, non ci sta, non ci sta. Sì, effettivamente Zidane non l'ho mai visto con la magliettina viola, eh? Neanche Ancelotti, devo dire. No. Sai, tutte queste piccolezze hanno costruito sicuramente un divario tra la società e lui stesso. Io credo che ormai all'interno della società e dello spogliatoio ci siano pochi che prendono ormai le sue difese. E lo spogliatoio si vede che sta rotto, cioè è sfasciato completamente. Guarda, io l'ho vista, ho cominciato a vedere dopo tanto tempo alcune partite, però io la cosa che ho notato sul 2-0, il Sassuolo correva e vedevo sia Matuidi che lo stesso Alexandro che passeggiavano in campo. Invece sì, di correre contro gli avversari, però, passeggiavano. Però Salvatore, mettiamoci bene in testa una cosa, è vero che sei contro l'allenatore, però un occhio al premio scudetto questa gente lo mette, quindi prima di perderlo però il premio è ne deve fare ancora però quando la società ti sta dicendo che in fin dei conti gli interessa mettere in cattiva luce per l'allenatore perché lo vuole mandare a quel paese e c'hai la società dalla tua parte cambia parecchio specialmente quando c'hai chi comanda e su in alto il signor Agnelli, qual Agnelli difficilmente tolto le partite in casa, le altre non le andate mai a vedere, un po' per stile, però effettivamente lui è completamente contro l'allenatore, specie dopo la figuraccia che gli ha fatto fare nella finale persa contro il Napoli. Quei livelli per forza è quello il peso, cioè è vero, ma è quello il peso, ma alla fine io prendo un allenatore, adesso io parlo da allenatore, ma mi metto nei panni di un presidente, ok? Prendo un allenatore, ci sono tre obiettivi, la Champions, il campionato, la Coppa Italia, sono quanti anni? 10 anni che l'Inter è riuscito a fare il triplete, ok? Da 10 anni da questa parte più nessuno è riuscito a farlo, quindi vuol dire che richiede una certa... anche una certa fortuna a riuscire a fare questa cosa, questo triplete, no? Io arrivo a fine stagione e dico, bene, questo allenatore cosa è riuscito a portare a casa? Perché io sfido che se dovesse avere la fiducia piena, mi dice, ok, lo lascio lavorare fino in fondo e vediamo cosa fa, a fine stagione tiriamo le somme. Perdesse la Coppa Italia, perdesse il campionato, ma gli vincesse la Champions... la riconferma con anni raddoppiati, perché nessuno è riuscito alla Juventus a vincere la Champions ormai da anni. Tante finali, ma tutte perse. Però se adesso arrivi a un mese dalle partite di Champions e cominci a minare sto allenatore, ma io parlo, perché ormai sei alla fine, che senso ha andare contro per buttare via una stagione intera? Chi? Vai a prendere chi? Ora che arriva un allenatore e mette in campo e così passano le settimane, giochi ogni 3 giorni, tu dimmi cosa può fare un allenatore diverso. Io darei veramente una sorta di fiducia in più e dire manca un mese, la Champions è agosto, manca un mese, diamo il tutto per tutto a Sarri, tanto non vincerla perché cambi allenatore, perché sicuramente se cambi allenatore non la vinci. Il campionato lo metti in pericolo perché cambia allenatore, la pressione sale perché bisogna instaurare un certo rapporto comunque e ci sono ogni 3 giorni una partita. Che senso ha?
Omar. Che sia, io non posso dire, non si possono dire parole, che Omar sia anche fuori di testa. Okay? Te lo dice Salvatore Viscio. Te lo dice Salvatore Viscio questo. Che sia se Sarri va via, se Sarri va via, che viene mandato via, la Juve vince lo scudetto. Dov'è la certezza? Ah, addirittura, perché... addirittura Salvatore, cioè Juve, secondo te Juve, se Sarri va via, se Sarri va via, la Juve vince lo scudetto e tu arrivi ancora un quarto in Champions, sei contento? No, 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 ma ti dico che se la Juve va via Sarri, vedrai il cambiamento di molti giocatori in campo. Allora vuol dire che, allora vuol dire che che poi la vinca, non la vinca la Champions, no, questo no, no, però ti allora posso assicurare che vedrai un cambiamento proprio di tutta la squadra. E allora io, dico questo: non è più la Juve dei Marotta, punto. Ma infatti non è più la Juve di, non è più la Juve di Moggi. Perché non tengono sotto braccio l'allenatore, ma è quello, e... è quello che stavo dicendo prima a Salvatore. Sì, sì, ma io ho capito perfettamente. Sì. Però, io ti però ho fatto l'esempio del 1999 e lì c'era Moggi, c'era la triade, c'era Moggi, Girauta, Bettega. Aspetta. Quando decisero di mandare Lippi, la Juve perse 4-2 in casa col Parma. E domani, lunedì, c'è una situazione simile a quella lì, eh? Non io dimenticarlo. Mi ricordo la Juventus, che poi è stata presa per calcio dello scudetto finto, vero, però era una società con Moggi, Bettega, Giraudo, Capello, sempre. Prima delle partite, quartetto preciso. Queste. Qui invece c'è... Sarri in panchina e quattro in tribuna e manco si vedono tutti insieme, nemmeno in foto, forse nella foto di squadra. Quindi, su questo sbagliano perché alla fine la società deve essere... L'hai portato qui tu? Bene, te lo tieni fino alla fine, nel bene o nel male. Potevi informarti prima di com'era, che non si vestiva in un certo modo, che non aveva lo stile, che aveva un modo di fare, era un po' brusco, lo sapevi già, non venire a raccontarmela che il personaggio non lo conoscevi. Ti è piaciuto, lo hai preso, lo hai messo in pasto a un giocatore che hai acquistato e questo giocatore ha fatto in modo che tuo Marotta se ne sia andato all'Inter, ma nel momento in cui hai fatto questa cosa tu la porti fino in fondo perché sei la Juve. Proprio perché sei la Juve, tu non devi trasparire, che bene, le cose non vanno bene. Io mi stacco dall'allenatore, mi metto dalla parte dei giocatori, ma dove siamo? In terza categoria? Addirittura. No. Scusate un attimo, aspetta. Prima di continuare, salutiamo Magic di Aspro che ci segue tutte le sere. Perché durante l'esultanza non si ferma il cronometro in una Magic partita? Di Aspro, hai ragione. È una domanda molto intelligente. Guarda, ci sono veramente in partita pochi gol. A volte non se ne vedono, ma in quel momento che si riesce a fare un gol, l'esultanza, dal mio punto di vista, sarebbe veramente da enfatizzare, perché ne fai uno e non posso nemmeno festeggiare in quell'uno e devo tornare velocemente nella mia metà campo. Io bloccherei lo stop e festa grande, con veramente musica come fanno in America per determinare l'americana, certo. E poi si ricomincia, cos'è? Perché abbiamo perso 2 minuti, se ne perdono di minuti a terra e al controllo del VAR. Soprattutto il VAR, polemicona sul VAR, controllarlo. VAR 200 rigori contro i 90 in Germania, non è male. Continuate pure, se volete. Poi no. apriamo, visto che si parla tanto di questi problemi, no? Vai, Salva. Poi parliamo dell'ultima squadra e poi chiudiamo. L'unica cosa che voglio dire, Omar, che l'ambiente Juventus bisogna conoscerlo molto in profondità. E ti posso dire che questa situazione qui metterà a tacere anche il signor Nedved, perché dopodiché Nedved in futuro sicuramente non sarà mandato via, perché è sempre vicepresidente della Juventus. Però ti posso dire che in futuro, prima di prendere qualche decisione, ci penserà 10 volte.
Io ti dico che Nedved alla Juve non è come Zanetti all'Inter. Quindi? Che fa il vicepresidente. Ma perché è più furbo Nedved o Zanetti? Scusa, viste le vittorie mi sembra. Perché Zanetti probabilmente esce dalla scuola Moratti. Ah, ok. Siamo dove stava tranquillo, valutava, comunque fa il dirigente, le cose le sistema da suo stile, perché anche da capitano dell'Inter era molto pacato, cioè non era uno che faceva il casino, insomma, prendeva per mano anche la squadra. Ma anche non scherziamo, eh. Non è vero? Non è vero? Aia. Zanetti finora all'Inter ha contato poco e niente rispetto a quello che ha contato effettivamente Nedved alla Juventus. Io ti dico, Nedved dovrebbe contare tanto quanto Zanetti all'Inter, non con quel potere che probabilmente si è preso, se non seguo. Ma quali dato? Contare fino a 10? Cioè, se non conti nulla, quello che tu dici non ha mai contato nulla. Fin dei conti, oggi come oggi, l'Inter comanda solo una persona e basta. Io lo so. Ed è Marotta. E Marotta è stato preso perché all'interno dell'Inter non c'è stato mai un personaggio di carisma che ha cambiato un po' la società. E quindi Zanetti, quale scuola di Moratti? Su, parliamoci chiari, ma Moratti, vogliamo parlare di Moratti, su. Che lì non contava neanche lui all'interno della società come presidente, che c'era Tronchetti Provera che faceva tutto. Erano naturalmente diversamente, la società Inter è stata sempre diversa. Beh, lui dell'Inter. Il nostro Cristiano Ronaldo è stato Marotta. Ed era proprio il tassello mancante. Ma perché è stato preso Marotta? Certo. Perché Marotta arrivò alla Juve con l'ingresso di Agnelli arriva Marotta con l'ingresso di Zhang come all'interno? Perché sia Marotta dalla Juventus sia Marotta all'Inter devono far crescere un dirigente che appartiene all'Inter, alla famiglia Inter, in particolare alla famiglia Zhang. È quello che è il lavoro che farà Marotta. Salvatore, io so per certo, ma veramente per certo, un aneddoto in spogliatoio Inter nell'era Vieri che ti racconterò in separata sede. Aia. Non posso dirlo, te lo racconterò in separata sede, sì. Marotta è il personaggio che serve qui perché prima lo faceva un'altra persona, faceva le veci un'altra persona che non si è mai messa sotto i riflettori e nell'era di Moratti, ok? Non c'è più stato Moratti, quindi non c'è più stata questa persona. L'altra, purtroppo, Facchetti, sappiamo, è morto. E serviva veramente una persona che facesse, come dici tu, un po' il capo, il vero capo, che non guarda in faccia a nessuno. Marotta, ma deve far crescere Zhang, il compito di Marotta è quello di far crescere Zhang, perché Zhang è una persona piccola, tra virgolette, che è un manager che deve imparare a gestire una squadra di calcio come l'Inter, perché naturalmente è quello il compito oggi di Marotta ed è stato preso proprio per questo motivo qua. Salvatore, quando Zhang tira la riga e vede che è positivo, il papà è a posto. Sì, ok, d'accordo. È vero. Devi guardare il papà, lascialo perdere il papà. Devi guardare oggi il figlio, perché il papà ha consegnato l'Inter al figlio. Ma come fece la famiglia Moratti. Moratti lo sappiamo perché non poteva gestire altre cose, l'hanno messa a gestire l'Inter. Su, gli hanno comprato l'Inter, dice a me non c'hai questo giocattolo. E ha fatto il triplete. Poi ha fatto il triplete, poi ha messo un po' in difficoltà la sua società, però. Quando l'ha fatto il triplete? Dopo il 2006, quando naturalmente si è costruito un calcio e un campionato
ad hoc per far vincere l'Inter, perché sennò l'Inter quando cavolo avrebbe mai vinto? Su, parliamoci però ti posso dire che è stato costruito bene, hai ragione, però è stato corretto anche mandarli in B a fare un po' di purgatorio. Allora, in B, la Juventus, se è andata in B è perché è stata la Juventus che ha voluto andare in B. È vero. Perché all'interno della famiglia Elkan Agnelli si era creato un certo problema che va molto a monte di questo. Ricordiamoci quando il caro Corona andò a fare le foto all'Apo che stava con la trance e tutto il resto. Non entriamo nei da lì nascono i problemi, sono nati con la morte di Edoardo Agnelli, da lì sono iniziati i problemi all'interno della famiglia Agnelli, intesa Elkan Agnelli. Io mi ricordo un particolare che c'era il morto Edoardo Agnelli, era da poco morto e decisero di estromettere l'attuale presidente. Prima di Marchionne c'era quell'altro, adesso non mi ricordo il nome, che lo mandarono via e fecero dall'oggi al domani presidente Montezemolo, perché avevano paura che quello prendesse potere. Questo è successo nella famiglia Agnelli. Il discorso di Calciopoli era creare un qualcosa, perché all'interno del calcio ormai tutti seguivano una determinata cosa, tant'è vero che chi è stato prescritto? Chi è che veramente aveva naturalmente cambiato le partite e se le voleva comprare? Non si può dire. Chi è? Diciamolo, chi è? No, non si può dire. Diciamolo. Dillo. Ma Facchetti, no? Non si può dire. Un'intercettazione. Tanto le prove hanno dimostrato. Tanto chi è stato messo a dirigere la federazione quella volta? Bruno Rossi. Da dove veniva Rossi? Da dove? Veniva dalla Telecom. La Telecom da chi era gestito? Da lui. Dai Tronchetti Provera. Provera. Quindi vedi Bruno. Naturalmente chi guardava i telefonini dei calciatori di tutti i terzerati del calcio? È vero, ma anche i suoi guardava di calciatori. Perché? Però alla fine probabilmente è una malattia italiana, perché solo qua in Italia succedono queste cose. Cioè solo qua in Italia succedono queste cose, perché comunque indipendentemente. L'Atalanta, c'era stato un illecito da parte dell'Atalanta, però alla fine, essendo che ormai quello che doveva essere fatto è stato fatto, l'Atalanta hanno finito così. Non dimentichiamoci, chi è che regalava gli orologi agli arbitri? Buonanima di Sensi. Sensi, però, da Roma. Ragazzi. Ma Totò negli anni 60 parlava di mazzette, non è cambiato nulla, dai, noi ci prendiamo per il culo, dai. Ma va bene dappertutto, se vogliamo fare gli ipocriti va bene, altrimenti. Certe partite, oggi come oggi, col discorso delle scommesse, non vi sono strane alcune partite? Non voglio dire nulla. Lì per quanto riguarda soprattutto i giocatori che entrano in campo dovrebbe esserci un pochettino di integrità, perché se no cambi sport, vai a lavorare in miniera, soldi facili, è chiaro che sicuramente può succedere nelle squadrette. Il Milan era stato ai tempi di Albertosi, era stato anche condannato per quello, ed è stato giusto, per carità, ed è stato giusto. Chiaro che i giocatori di quei livelli dovrebbero dimostrare effettivamente di essere un po' più avanti degli altri. Come ieri sera eravamo in collegamento con Pichi, c'era un campione plurimondiale di pallavolo, c'era Papi, e quindi Samuele Papi, insomma persone di altro livello. Allora, tu devi essere così quando giochi in Serie A. Se sei un poveretto che per farti i soldi ti vendi per delle scommesse, allora prendi a calci in culo, ma non punisci la squadra,
prendi lui e lo metti in galera, però non punisci però la squadra. Uno, negli anni 80, a differenza di Calciopoli del 2006, arrivarono le camionette dei carabinieri, sì. A prenderli, certo. E fu ben diversa la situazione quella volta lì. Sì, cioè, assolutamente. Quella volta lì fu molto plateale la cosa, però si era effettivamente indagato su quella cosa là. Sì. E c'era la magistratura che era intervenuta con gli arresti. E i giocatori erano stati tutti portati dentro. Sì, mi ricordo. Quelli che erano implicati sulle scommesse. Infatti abbiamo aperto... Calciopoli, Calciopoli diciamo che sembra un po' una farsa, no? È sembrato un po' una farsa, poi non entro nel merito che abbiano sbagliato o non sbagliato, però è sembrata una farsa gestita da marionette, però va bene così. Poi che sia giusto o non giusto, che va bene, non perché anche il Milan è rientrato nel discorso Calciopoli, ma proprio nella gestione della cosa è stata veramente assurda. Parliamo di Milan 5 minuti, poi chiudiamo. Allora, Stoppioli, dunque, io da milanista io sono tranquillo, per molti ce l'hanno con la proprietà, eccetera. Io sono tranquillo perché questi, ribadisco, hanno i coglioni e sicuramente non svendono la squadra buttando via dei soldi. Ci devono guadagnare, quindi la devono riportare a un certo livello per poterla vendere a quello che dicono loro. Poi ci riusciranno, non ci riusciranno, nel breve, nel lungo, sicuramente ci riusciranno. Però a questo punto c'è il problema Pioli. Io devo dire che positivamente sono rimasto impressionato dal Milan dopo il Covid. Già con la Lazio avevo dei dubbi, vittoria. Sinceramente dopo la Juventus 2-0 per la Juve, ho detto vabbè, vado a letto perché tanto è finita come sempre, 4-2. Con la Roma altrettanto, la Lazio 3-0, cioè, alla fine devo dire, e tra l'altro mi sembra la anche rimonta, la rimonta con la SPAL. Esatto. L'ultima col Parma perdevamo 1-0, alla fine contro il Parma perdevamo 1-0, e tra l'altro mi sembra anche un buon gioco, un buon palleggio. Omar, tu da tecnico, ha trovato la formula giusta. Io l'ho detto forse nella trasmissione domenicale che il recupero di Bonaventura sarebbe stato fondamentale per il Milan, e la formula di iniziare davvero, e questo dimostra l'intelligenza dell'allenatore, iniziare con un peso che è Zlatan Ibrahimovic in attacco per poi sostituirlo e cambiare pelle al Milan, inserendo davvero Buonaventura, spostando l'attaccante più avanzato anche con Leao, da questa velocità nel finale che soffrono tutte le squadre, visto che comunque, ripeto, giocano ogni tre giorni e non è sempre facile cambiare un reparto completo. Hanno trovato la formula giusta e l'abnegazione al lavoro nella maniera giusta, perché si vede un Milan che riesce a fare quello che prima non riusciva a fare, ma anche cose semplici, perché non va a cercare chissà che, fa cose semplici fatte bene, ed è più squadra rispetto all'inizio. È vero. Salvatore, per te? Io penso che il discorso Ragnik ha compattato il gruppo, perché alla fine credo che tutta questa situazione qui, che sembrava che dovesse un po' spaccare lo spogliatoio e mettere dei giocatori in una situazione in cui dice vabbè, ormai tu non sei più l'allenatore, non ce ne frega niente, quindi non. Invece probabilmente Pioli è stato così bravo a compattare lo spogliatoio, perché sicuramente avrà fatto anche le sue scelte per sistemarlo in campo, però credo che c'è uno spirito diverso proprio all'interno del Milan stesso, e probabilmente lo stesso Ibrahimovic ha aiutato lo spogliatoio a crescere e a dare molto ma molto di più, perché altrimenti una partita come quella, è vero, ha avuto anche la sua fortuna di avere quel rigore
in cui trasformandolo ha cambiato un po' la partita, sì, però se non hai lo spirito giusto di affrontare la partita, cioè un altro Milan, il Milan di qualche tempo fa l'avrebbe anche persa quella partita. È vero. Invece se l'è giocata, non si è data per vinto e alla fine è riuscita a portare a casa una vittoria importante che oggi la premia moltissimo. È quello che oggi dico, serve ancora cambiare l'allenatore, visto che poi adesso è uscita una clausola di Red Bull per liberare lo stesso Di 7-8 milioni sembra, 7-8 milioni. Cioè, sì, sì. Io dico, adesso è vero, bisogna costruire un Milan per cercare di venderlo, però insomma in fin dei conti adesso andare a spendere dei soldi per un allenatore che tutti sti grandi miracoli non è che li ha fatti, poi dove è andato, ecco, io credo che andrebbe dato fiducia perché ha dimostrato di prendere una squadra che era sfasciata e ha costruito una squadra che oggi sicuramente è molto più forte e probabilmente, non dico che avrebbe vinto lo scudetto come dice Ibrahimovic, però forse avrebbe potuto lottare ancora di più per un posto di Champions. Ma se Red Bull, anziché chiedere 7-8 milioni per Ragnic, la mossa Ragnic fosse per portare Red Bull in società? Per portare, scusa? Red Bull in società. Come sponsor? Ragnic, no, come parte della proprietà. Parte della proprietà. Io ti dico che il cambio di, se cambiano l'allenatore è solo perché quello ha uno sponsor alle spalle. Cioè Ragnic è un uomo di fiducia della Red Bull, attenzione. Sì, perché è un uomo di fiducia e quindi potrebbe far... Pioli deve solo mettersi in mostra per cambiare squadra. Chiaro. Perché comunque Pioli è un allenatore, anche una persona a modo. Io ho avuto la fortuna di sentirlo telefonicamente, è anche una persona a modo. Però anche all'Inter aveva fatto bene. Sì, molto bene. La Lazio aveva fatto bene. Sì. È un allenatore che dove lo metti fa bene. Anche a Firenze ha fatto bene. Anche a Firenze ha fatto bene. Dove è andato ha fatto bene, a Bologna ha fatto bene. Però, cioè dove è con mezzi e con giocatori sicuramente non quelli che oggi ha il Milan. E ti dirò, e ti dirò di più. Ha anche dimostrato che può allenare squadre di vertice, perché allena l'Inter, ha allenato il Milan, è stato alla Lazio e sempre facendo bene. No, quello è vero. È un italiano che meriterebbe, la metto così, perché è un Pioli alla Juve. Perché l'Inter c'è già stato ex giocatore della Juve, dico, perché no, è un italiano che sta facendo bene. Se adesso penso di spostare Gasperini da Bergamo ti dico no, perché Gasperini non andrà mai via da Bergamo, fa altro per l'Atalanta, fa anche Io allenatore, perdonami se mi vesto nei panni è di vero. Allenatore. No, vesti. Cerco di andare in una società che mi possa permettere di competere a certi livelli per poter vincere qualcosa, no? È vero. Perché io devo andare da un'altra parte quando io quello lo posso ottenere qui a Bergamo? Lo sto ottenendo. Ma è ben voluto. Guarda, Salvatore, ti dico io. La prima volta che passo in centro a Bergamo faccio una fotografia alla gigantografia che hanno fatto a Gasperini e Iličić su un muro e te la mando. Perché questo vuol dire che ormai c'è questo collante, certo. Insomma, che è indivisibile, farà il dirigente, avrà un'altra mansione in Atalanta. Io penso che tranne che lo chiami in Manchester City, allora giù cappello vai. Però io, per tornare su Pioli, perché no, un italiano dovrebbe rimanere al Milan.
perché per quello che sta facendo dovrebbe rimanere, però se ci sono degli sponsor alle spalle legati a questo allenatore, allora il cambio non è per demerito, è un cambio per risollevare in questione societaria. Questa è più una giustificazione più plausibile, è brutto, è brutto rispetto è brutto. A quella di fare un cambio così, perché naturalmente c'hai lo schirichizio di cambiare. È brutto. Io poi perché... la cosa che ti volevo chiedere, in particolare, che mi è sorta un po' di dubbio, è questo: che differenza c'è tra una persona che ha giocato a calcio a certi livelli e una persona che faceva un lavoro e poi si è messa a fare l'allenatore, che è capitato, no, in determinate situazioni? Secondo me la lettura di una partita la vede diversamente rispetto a una persona che non ha mai giocato a calcio ad alti livelli, parlo, Allora, e secondo me, ritornando al vecchio discorso che abbiamo iniziato in questa puntata di Zidane sicuramente ha dato il valore sia come allenatore, ma in particolare ha messo in campo, tra virgolette, l'esperienza di essere stato un calciatore e che conosce bene il calcio, come funziona in quei 90 minuti, 95 o 100 minuti di gioco, cosa che personalmente difficilmente ho visto fare ad alcuni allenatori che non sono stati dei giocatori. Ti rispondo semplicemente che dal mio punto di vista ti posso dire che l'allenatore o ce l'hai o non ce l'hai, non ti inventi allenatore, è un qualcosa di naturale che hai dentro, perché poi ci sono delle altre sfaccettature, ci sono altre sfaccettature politiche, non politiche, sponsorizzazioni che ti permettono poi di arrivare anche a certi livelli. Sì, però... no, scusa, me lo interrompo, Io no, parlo, ma io l'allenatore seduto sulla panchina che sta guardando la partita, sì, e sta vedendo la partita, sì, e sta vedendo, sì, la squadra, sì, e a un certo punto vede che l'avversario, rispetto alla partita che tu hai preparato, sì, si sta mettendo in difficoltà perché ha creato determinati diversivi che ti mettono in difficoltà. Sì. E tu, da allenatore, oltre a essere allenatore, sei stato calciatore e quindi, sì, riesci a capire che in quella situazione la tua squadra può essere in difficoltà e quindi devi essere bravo e abile a saper portare i correttivi in quel momento lì. Allora, già ti dico che in campo hai una prospettiva completamente diversa che dalla panchina, e ti dirò che è anche complicato vedere la partita a livello lineare piuttosto che girovagando nel campo e preoccupandoti del tuo ruolo o del tuo reparto, ok? Cosa subentra per un allenatore che sta là in panchina seduto? Che praticamente dalla tribuna arrivano tutti i dati di quello che sta accadendo in campo. E quando a fianco a te arriva il vice o ti siedi in panchina che parla con quello a fianco gli ha detto: guarda che videoanalisti là sopra, io ti prendo Mancini al Manchester City nel momento in cui arrivava, quando era in Inghilterra, già per dirti il tempo, quanto è passato come tempo, appena arrivava nello spogliatoio aveva il LED grande dove poteva spostare e fare, e lì c'erano già le immagini degli errori e tutto quello che era accaduto, lui parlava di questo e gli era già stato fatto un riassunto dai videoanalisti, ma ti parlo magari di 15 videoanalisti in tribuna col capo videoanalista, tu in panchina vedi il 30%, tu in panchina vedi il 30%, in più non puoi comunicare con i tuoi giocatori perché alla fine in mezzo a tutto sto casino tu non comunichi al di fuori che quello che ti passa di fronte, ok? E puoi apportare delle modifiche perché comunque sono già state preparate come sistemi di gioco alla squadra, però è tra il primo e il secondo tempo è la cosa fondamentale, perché lì i messaggi arrivano. Dopo, i cambi. Il cambio è semplice: se con tutta la tecnologia ci sono veramente dei programmi spaziali dove tu vedi veramente il giocatore che è in difficoltà contro l'altro giocatore, quindi tu vai a sistemare quella parte. Non serve che tu la vedi, c'è già una tecnologia alle spalle che ti dice quello che sta accadendo, e tu certo devi essere in grado poi di trovare quella soluzione che va a sistemare la cosa, anche un cambio, anche un cambio. Quindi
l'allenatore, l'unica cosa che secondo me Zidane aveva, aveva come vantaggio, cos'è? Che comunque Zidane è conosciuto come, come Zidane, quindi il rapporto col giocatore è diverso. Beh, non è vero, perché guarda, personalmente io ho visto la finale di Champions, quella dove la Juve maledettamente ha perso. Sì. E beh, io posso dirti che Zidane ha preparato molto ma molto bene la partita. Hai ragione Salvatore, cosa ha fatto? Ma Salvatore, non si siede, non pensare che si sieda Zidane a preparare la partita, la prepara con uno staff di tecnici. Beh, vabbè, normale. No, normale, calma, che... è normale. Però normale. Sicuramente le direttive vengono, cioè si costruisce dopo, quando uno fa la seduta, che si siede con i suoi collaboratori e capiscono naturalmente quello che bisogna fare e quello che non bisogna fare per preparare la partita successiva. Naturalmente. Giusto? Beh, è naturale. Però, naturalmente... tutto il lavoro è un lavoro di equip per preparare, sì, questo. Sì, però chi li dà? Cioè, la direttiva la dà l'allenatore, penso. Poi, naturalmente, ogni collaboratore porterà la sua idea a dire: guarda, che secondo me è meglio fare questo. No, allora il collaboratore non entra a dare, secondo me, a dire. Secondo me cosa c'è da fare? Ti dà la problematica. Cioè, guarda che e tu come allenatore la devi risolvere. O almeno devi avere un'idea. Certo, questo è per quello che io riparto dall'inizio e ti dico: o ce l'hai o non ce l'hai. Il colpo d'occhio è fondamentale. Io ti parlo anche da lì fino alla categoria. E chi è il secondo della Juventus che sta con Sarri? Sai che non lo conosco? E invece lo dovresti conoscere molto bene, dato che è stato anche all'Inter. Chi è? Aia! Chi? Martuscello. Vabbè. Martuscello. Ok. Vabbè, allora direi che questo argomento, che mi sembra molto interessante sul discorso... Abbiamo messo un infiltrato all'interno della società. Mi sa proprio di sì. Salvatore, dopo Calciopoli, loro adesso passano agli infiltrati, capito? Per cercare di destabilizzare la situazione. Ormai non sanno più cosa fare. Ci sono praticamente quelli che non sanno cosa fare per ribaltare la situazione. A livello sociale, l'Inter non sa cosa fare per ribaltare la situazione, quindi mette un infiltrato. Fantastico. Beh, in verità lì c'è un infiltrato dell'Inter e un infiltrato del Napoli. Però è solo uno di problema. però guarda che anche noi abbiamo un infiltrato della Juve, Marotta? No, vabbè, dai. No, due, Marotta e Conte. Marotta e Conte li abbiamo presi. Addirittura due in coppia. Sì. Beh, i cinesi sai che abbondano, no? Non va bene uno, due, due alla volta. No, direi che questo argomento, se vi va, lo affrontiamo anche settimana prossima. Secondo me è molto importante. Il discorso dell'allenatore. Io ho sempre sostenuto e sempre sostengo che a quei livelli tu non devi preoccuparti della partita, ma tu devi preoccuparti come mister della testa dei tuoi giocatori, perché ci sono tutti gli altri che fanno il lavoro. Ne parliamo la prossima volta, così magari approfondiamo, secondo me è un bel tema, oltre a parlare anche di tutti gli altri, l'andamento, probabilmente settimana prossima. Probabilmente la Juve magari avrà già vinto lo scudetto avrà ridosso qualche squadra, esatto. E salutiamo Bigioi Italy, che calcio figa motori, va benissimo. Bravo. Allora, ci vediamo settimana prossima, buon weekend di partite, io spero nel mio Milan almeno tenere l'Europa League. Vediamo tra voi due come va. C'è una partita difficile col Bologna, che non è semplice. Bologna non è assolutamente semplice. Anzi, quindi già ad esempio con Parma, Bologna, e poi subito dopo c'è Sassuolo. Quindi non è che abbia questa grande serie di squadre molto semplici.
per l'Europa League, è chiaro, non stiamo combattendo per lo scudetto, quindi ci limitiamo. Però dai, speriamo che magari la Lazio riesca a rimettersi un attimino e l'Inter riesca a fare punti, ma più che altro per accendere un po' il campionato. Poi si sa che la vince la Juventus, non è quello. Sì, anche perché gli diciamo scontri diretti problema, sono a favore. Sì, no. Sì, però bello, lo riaccendi un attimo. Almeno lo riaccendi fino alla fine, dai un po' di passione a questo campionato, anche per il Covid, eccetera. Dai, buonanotte a tutti allora, buonanotte e alla prossima. Buon weekend, ciao Salvatore, ciao Omar, ciao a tutti, ciao.